Paolo, dicevo, le chiede, non pensa che l'esasperata ostilità contro questo governo, che contro Berlusconi andava pure bene, viste quante ne combinava, non sia in realtà un po' esagerata? Tanto da far perdere forza propulsiva che pure Tonino, mi scusi la confidenza, voleva dare all'Italia dei valori. Rimango un probabile elettore per la stima verso di lei, ma non sicuramente elettore convinto come prima. Insomma, siete troppo contro sto governo Monti. Noi in questo momento ci stiamo preoccupando non tanto del governo Monti, ma ripeto, non possiamo non vedere ciò che sta accadendo. E siccome sta diminuendo i posti di lavoro, stanno chiudendo le fabbriche tutti i giorni, mi spiego una cosa. Avete sentito lo scandalo, signori che ci ascoltate, avete sentito lo scandalo Finmeccanica o no? Avete visto che guazzabuglio di roba che è? Adesso lasciamo ai magistrati fare il loro dovere. Ma benedetto il signore, signor governo Monti, ma che ci aspetti? Perché Finmeccanica è di proprietà pubblica. Certo. Oh, che ci aspetti a mandare a casa il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il presidente di questa società? Che ci stai aspettando? Questa che tu dici ce l'hai esasperato, ma questa non è esasperazione, questa è chiedere che il governo sia coerente. Questa gente vadano dai loro giudici a far valere le loro ragioni se ce n'hanno. Ma tu non puoi affidare la migliore, la più importante, la più importante, la più impresa pubblica, non, come è successo con Enimont a suo tempo, non lo puoi affidare a delle persone che hanno svenduto la ragion d'essere per tutti questi affari poco trasparenti, per non dire illeciti, che hanno combinato. Quindi non è l'esasperazione, è la passione nel vedere queste ingiustizie. Come di fronte a queste ingiustizie si comporta da Ponzio Pilato. E a proposito di Ponzio Pilato, visto che esasperazione per esasperazione, mi faccio dire un'altra cosa sul governo Monti. Oggi pomeriggio alle 15 c'è la terza interrogazione a risposta urgente dell'Italia dei Valori sulla questione trattativa Stato-mafia. Che ci sia stata una trattativa fra Stato e mafia lo certifica già una sentenza penale, quella di Firenze, testimone Giannini. Che ci sia. La parte, diciamo, di là è già stata giudicata, la parte di qua, cioè chi dello Stato ha trattato, lo deve decidere il Tribunale di Palermo. Lo deciderà chi sarà, chi non sarà, c'è stato, non c'è stato, per fin di bene, per fin di male, non interessa. Certo è che se c'è stata una trattativa e già stata certificata, la parte lesa è il popolo italiano. E il popolo italiano, per legge, è rappresentato dal governo italiano. Chiediamo al governo italiano di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare che si tiene perché ai sensi di legge, articolo 74 e seguente del codice di procedura penale, è prevista la costituzione di parte civile. Gliel'abbiamo chiesto una volta, sai cosa ci ha risposto? Il governo, al Parlamento. Ci ha risposto, l'abbiamo letto solo sui giornali, ma non abbiamo ricevuto le carte ufficiali. Adesso già mi sento preso in giro perché. Se non hai ricevuto le carte, come hai fatto a fare il conflitto d'attribuzione come avvocatore dello Stato tra la vicenda col Presidente della Repubblica? Quindi l'hai letto le carte soltanto di qua e non di qua, mi fa ridere. E quindi mi sento preso in giro. La seconda volta ci è stato risposto, abbiamo ricevuto le carte, però le abbiamo ricevute ieri, non abbiamo ancora fatto in tempo a leggerle. Siccome il 28, cioè venerdì, 28 è venerdì, mi pare, sì, no, quando è? 20, 29, lunedì prossimo, Sì, mi pare. sì. Comunque, fra qualche giorno si tiene l'udienza. Questo mercoledì, cioè oggi, abbiamo detto al governo: siccome è passato un mese da quando ti sono arrivate le L'avrai carte, lette le carte, l'avrei dice lei lei. oltre le carte? No, mi fate un favore, siete tutti testimoni per sentire alle 15 in diretta, se viene trasmessa anche dalla RAI, se il governo ci dice che si costituisce o non si costituisce. Perché se anche su questo fa Ponzio Pilato, allora, signore che mi diceva, sei Paolo, Paolo. esasperato. È esasperazione questa? Forse, ma è giusta o no esasperazione? Questo è quello che io pongo. In secondo luogo, quel che io pongo come problema adesso, e mi permetta anche, stavo per dire consenta, ma è peccato, perché se lo sono rubati sta parola. Allora, mi permetta, io credo che abbia fatto un grande gesto di responsabilità e di umiltà nello scrivere una lettera giorni fa a Bersani, a Ventola, a Nencini dicendo: state facendo le primarie, le rispetto qualunque sia il risultato, ma le primarie vostre della coalizione Beni Comune sono le cose che fate e che mi sembra un grande gesto di democrazia che va apprezzato. Dopodiché però, siccome la coalizione del centrosinistra comprende anche altre realtà che non siete solo voi, e siccome è necessario vincere le elezioni la prossima volta, altrimenti o vi torna il Monti bis, oppure vi torna il Berlusconi 4, quindi 5, anzi no, il fatto che non ci sia Berlusconi è peggio, perché tornerà qualche Berlusconi mascherato, quindi è ancora peggio.
Noi con senso di responsabilità vorremmo fare in modo che si possa vincere le prossime elezioni tutti insieme e nello stesso tempo governare in modo più selettivo, in modo più equo, in un modo come dice Bersani, che sta dicendo in questi giorni, che rispetto a Monti bisogna cambiare molte cose. È quello che vogliamo noi, soltanto che quando l'abbiamo detto noi eravamo populisti e qualunquisti, adesso che lo dicono loro sono innovatori. Allora tu fai l'innovatore, però poi per arrivare a 51 arriviamoci, perché se non arriva a 49 è una fregatura, ti devi rimettere insieme a quello che stai contestando.